Grazie ai finanziamenti della provincia per far emergere le esigenze formative del settore che riguarda i servizi professionali per le agenzie immobiliari, l'ente Scuole Edile della provincia di Savona e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali hanno realizzato attraverso varie fasi il piano di fattibilità. Si tratta in sostanza di un piano di formazione sostenuta dal finanziamento dalla provincia in collaborazione con l'ente Cassa Edile per consentire agli agenti immobiliari di crescere professionalmente e aggiornarsi su quelle che sono le nuove normative che quotidianamente vengono emanate nell'ambito della professione immobiliare. Il settore dell'immobiliare, nonostante la crisi, ha retto? Il settore dell'immobiliare sta reggendo a fatica, stiamo cercando di sopravvivere. È chiaro che avremo davanti ancora un periodo importante dove bisognerà stringere i denti, però si sta, grazie all'ambito diciamo, territoriale, quindi una questione di turismo legato comunque a seconda casa, acquisti di seconda casa, locazioni di seconda casa, si riesce a reggere la crisi. Sul residenziale ci sono problemi un pochino più sensibili, quindi la cosa è un pochino più complicata. Una cosa che si sta cercando di fare è questa, ossia cercare di superare la crisi economica che ci sta addosso, cercando di dare più professionalità agli agenti immobiliari, quindi organizzando corsi, aggiornamenti a renderli più forti per affrontare i momenti difficili del mercato. Che cosa è cambiato rispetto al passato in questo settore? È cambiato tutto. Io ricordo quando ho preso il patentino nell'83, nel lontano 83, e era un modo completamente diverso di praticare la professione. Oggi siamo in un momento in cui l'agente immobiliare, lasciatemelo dire, secondo me è il primo collaboratore del notaio. Noi dobbiamo raccogliere una mole di documentazione ampissima, abbiamo delle responsabilità che allora non avevamo minimamente, responsabilità che vanno dalla solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro con i contraenti di un atto di acquisto alla responsabilità oggettiva su quelli che possono essere vizi occulti o vizi apparenti nell'acquisto o nella locazione di un immobile. Quindi la professione dell'agente immobiliare oggi è carica di responsabilità e deve essere affrontata in maniera seria con preparazione, con serietà e grande sacrificio. Presentazione importante per quanto riguarda il piano di fattibilità per gli agenti immobiliari e come insomma, l'ente Scuola Edile fa da padrona di casa a questo evento. Esatto, direi che è molto interessante, è un inizio di collaborazione della scuola con gli agenti immobiliari, quindi il primo corso che organizziamo per gli agenti immobiliari, ma credo sia molto interessante per noi perché naturalmente uno degli sbocchi più significativi della nostra attività imprenditoriale è proprio legato all'edilizia abitativa e non, e quindi naturalmente tutto quello che comporta poi la necessità della commercializzazione dei nostri prodotti può essere e deve essere necessariamente messo in atto da professionisti del settore. E un incremento di carattere formativo e un tentativo anche da parte nostra di collaborare in questo senso per noi è certamente una cosa di grande interesse e crediamo porterà ottimi risultati. Qual è l'obiettivo di questo piano? L'obiettivo è sostanzialmente quello di incrementare la professionalità degli agenti immobiliari. Essi sono soggetti a degli esami, a dei corsi specifici organizzati proprio per il loro settore, però naturalmente come in tutti i casi la formazione continua e l'incremento di formazione non può che essere vista in senso positivo ed è questo lo scopo per cui noi abbiamo collaborato molto volentieri con l'associazione di categoria per promuovere questo corso. Quanto è importante il settore immobiliare nell'economia savonese? Il settore immobiliare è molto importante perché svolge due funzioni. La prima è quella di valorizzare un settore come quello dell'edilizia e del patrimonio immobiliare che nella nostra provincia dal punto di vista dell'economia ha un peso molto significativo e molto importante. Basta pensare che ci sono almeno 10.000 persone che fanno quadrare il bilancio, cioè che traggono il reddito per vivere da questo settore dell'edilizia. Quindi la valorizzazione di questo mondo, di questo patrimonio è molto importante.
Il secondo aspetto è che l'agente immobiliare è un intermediario non solo per le case o per gli affitti, ma parla con i turisti, parla con le persone, quindi parla con molti, chiamiamoli così, clienti del nostro territorio in chiave turistica o comunque di persone che possono venire a vivere da noi, e da questo punto di vista diventa un promotore dei valori del territorio. E allora questa cosa qui deve essere fatta col massimo della professionalità, deve essere fatta con innovazione, quindi bisogna sempre essere pronti a cogliere tutti gli aspetti innovativi, e bisogna farlo sapendo che si ha anche questa responsabilità di carattere più generale. E da questo punto di vista corsi di formazione fatti in questo modo sono utilissimi per loro, per le aziende immobiliari in primo luogo, ma anche per il territorio. Quindi bene hanno fatto la FIAIP e la Scuola Edile a mettere su questa iniziativa, che merita di essere sostenuta in tutti i modi.